allora stavo rigiocando. Tutto nasce da questo giro di piano. Super semplice, un sample che avevo scaricato dall'internet. Era più veloce, io l'ho trecciato, flexato, picciato. Avevo iniziato da poco a usare i sample. Prima io componevo e basta, mi mettevo lì i plugin, sto prolungando tantissimo. Taglia! Sotto ci ho messo un altro sample di batteria che ho anche questo strecciato. Questo basso l'ho suonato io, stranamente. E col piano sopra, no? Mancavano le voci, che adesso un attimo di colore a questo pezzo. Allora sono andato su Instagram, sul mio profilo. Se avete qualche pezzo vocale, o proviamo, vi cambio uno e poi vi faccio fare tipo. E poi vi ci metto le cose sotto, ecco, no? Vabbè, dai, vedi? facciamolo, mandatemi roba. La prima persona è stata Elsa, che mi ha mandato questo vocale qua. Come on, learn to know. Every time I see you, my eyes are falling. I can't hide this state of time. Fine, questo era il vocale. Ok, allora Ecco, abbiamo un questa messaggio era. arrivato. L'avevo messa nella base, effettandola tutto in questo programmino. Che ho spezzettato il campione di Elsa. Qua ritorno indietro, reverse. E ritorno, no? Poi la seconda parte. Sai che ci sono gli uccellini sotto? Fanno da Charleston proprio. E cambiano pure di pitch, è bellissimo. Per registrare questo audio mi ha mandato un vocale WhatsApp. Ed è uscita in giardino, c'erano gli uccellini. E quindi sono rimasti. Come on, don't you know. Ma qui ha fatto questa cosa. Sempre lei, l'ho appicciato giù, no? Quindi è brutto, cioè se lo senti, no? C'è proprio il glitch, no? Senti, perché ovviamente è strecciato, tra virgolette, male, in maniera digitale, no? Però è perfetto. Questi errori li ho trovati proprio essenziali. Quando inizio a premere i tasti così, con queste cazzate qua, io mi perdo. Basta, Madonna, mi perdo.